Crabs, bici a tutti quanti ragazzi, sono Mezzbossa e sono tornato con la nona parte del mio Let's Play Pokémon Verde Foglia. Allora sì, siamo nella torre di Lavandonia e ho appena battuto il rivale. Volevo scusarmi se sono stato molto veloce nella lotta nel rivale del precedente episodio, ma proprio me l'ero scordato, ho cercato di fare più veloce che potevo. Quindi curiamo il nostro Weeping Bell, non usiamo un'altra super pozione, possiamo andare avanti. Sì, dicevo, volevo scusarmi se sono stato velocissimo, anzi, nella lotta del rivale. Ho usato solo Whip, me l'ho usato, a parte che dovevo allenarlo. Sì, mandarlo al 40, me sono ricordato. Quindi, devo andare avanti. Non sono riuscito... Ah sì, la spettro sonda, ma se io tipo... vediamo. Ok, sì. Volevo vedere se trovo un Pokémon selvatico. Oh, merda. Ah, è veleno spettro lui. Brutto stronzo. Mi sa che sarà un po' in difficoltà, ma dove cazzo si passa? Ah, è vero. Sì, spettro. Ma posso usare repellente? Sì. Ok. Ragazzi, allora, c'è una serie di problemi. Adesso vi spiego. Questa settimana... Intanto non so quando caricherò questo episodio, ma... sì. Di sicuro scriverò un post su Facebook dove spiegherò tutto, e sicché quando sentirete questa frase il post l'avrò già scritto da un bel pezzo. Praticamente la settimana di adesso, fino a sabato, sono impegnato... praticamente il corso di voga che vi ho parlato erano 2 giorni, erano, però ho scoperto che il corso di voga pagando 50 euro è molte lezioni più approfondite. Ho deciso di parteciparci e adesso non farò la solita cretinata della lotta della Lega Pokémon di Zaffiro, che ho tenuto Kyogre quando bastava cambiarlo per togliere maledizione. Ecco qua. E dicevo, sì, sto mettendo un sacco di video in pianificato perché praticamente vi spiego com'è che faccio. Intanto Whipbell, quanto mi manca per andare al 40? Ma sì, dai, potremmo andare lui al 40 e poi basta. Sì, non riesco a parlare, diciamo, è una cosa abbastanza importante. Se uso forza segreta... Sì, sapevo. Ah, vabbè, tanto. Sì, dicevo... sto mettendo molti video in pianificato, ma di sicuro caricherò questo video, credo, venerdì. Sì, mercoledì avrò caricato Super Meat Boy, giovedì Pokémon l'ottavo episodio, e venerdì, quando state guardando questo episodio, questo qua. E sì, ma dove cazzo è che si va per porca di quella Eva? Aspettate, che costa nebbia qua, non vedo un cavolo, non vedo. Eccolo qua, dammi lo strumento, tutto mio, mor. Altri, ok, non è che visto, ah sì, Pokémon, no. Non era una Pokémon, mi sa. Comunque, Ghastly, che fantasia. Ah, ma in realtà non è che dobbiamo andarci per forza per di qua, perché alla fine troviamo Marowak. Beh, non importa, dai, tanto vale che la facciamo. Ok, sì. E praticamente sto caricando molti video in pianificato. Praticamente, per esempio, lunedì che sono tornato a casa dal corso di voga, che ho finito alle 4:15, mi sono messo a caricare Minecraft. E l'ho pianificato per martedì passato. Stessa cosa, quindi, credo di... non lo so, perché sto episodio lo sto facendo lunedì, lo sto facendo. Quindi non lo so ancora, sì, qui c'è la zona sicura. Ok, i Pokémon sono stati ricaricati, velo puro. Sì. E poi queste medium sono possedute dai Pokémon che hanno, che dicono zombie. Ma porca di quella... Oh, fortuna che era l'unico. E quindi ho caricato molti video in pianificato perché non riesco a caricarli alle 2. E invece di caricarli alle 4 e finiranno di caricarsi alle 7, a questo punto preferisco farli, che nessuno se li guarda, più o meno di sera. Preferisco farli uscire pianificati alle all'una, così che tutti quanti se lo possono guardare appena possibile. Qui si dice in inglese as soon as possible. Ok. Hai finito repellente? Mi serve usare il super repellente adesso. Ok. Allora, battuta. Sì, manca lei. Ah, sì, ok. Dammi la tua anima. Oh, la prima che c'ha Hunter. Tra l'altro Hunter ha un sprite fighissimo qua. Ok, dai. Sì, fatto tutto. Te? Sì, mi pare di sì. Ok.
Sì, dopo che battiamo ste Benedum le liberiamo dallo spettro. Questa qua dice prima dammi il sangue. Poi, quando la battiamo, vediamo cosa dice. Ok. Regastri, no, non voglio sostituire nessuno. Quando la battiamo dice... Grr. E poi dice... Mi sento anemica e debole. Anemica. Anemia. Sapessi cos'è un'anemia. Ok. Kiki. La moglie di Goku. E poi dice... Chi? E poi dice... Che succede qui? Oddio mio, che schifo. Uafgua. Ok. Va bene, tutto quello che vuoi. È caduto qualcosa. Oh, non ho perso i capelli, è stato uno spirito maligno. Oh my god. E qui c'è il Buried Alive, ragazzi. No, scherzo, ci vive gli intrusi, c'è lo spettro di Marowak. Sì, beh, sapete tutti la sindrome di la Madonna, che qui c'è lo spettro, c'è il Buried Alive, ovvero il Buriman, sepolto vivo. E qui direi di usare una fune di fuga. Dove cazzo è? Non ho una fune di fuga, impossibile. Ne ho quattro. Adoro sta canzone. Ok, allora adesso che si fa? Allora direi di andare qua sotto a battere un po' di allenatori. Che cazzo c'è qui? Niente. Aspettate, se vado qua sotto c'è lo Snorlax che blocca la strada. Vabbè dai, battiamo gli allenatori più che altro. Letta, c'è qualcosa da dare? No, vero? Ritorno. Metti stupida proprio. Ok, sì, battiamo gli allenatori che si trovano qui. E direi di poter usare Primeape. Ok. Non so se ho detto, ragazzi, che voglio mettere non serie secondaria a Super Meat Boy, ma serie in contemporanea con Verdefoglia, perché nel scorso episodio ho detto che ha fatto, non mi ricordo quante visual, 9, è già salito a 12. Proprio grazie, ragazzi, non me lo aspettavo un successo così, ma così è gigantesco. Ok, e penso di fare subito dopo di questo video di Zaffiro. E ancora, vedete? Vedete che mi sbaglio! Subito dopo di questo video di Verdefoglia, sì, ecco. Un video su Super Meat Boy. Che cercherò di fare. No, non voglio usare il microcolpo. Cercherò di farlo usando il personaggino là, il pezzo di carne. Super Meat Boy. Non il trip. Come cazzo si chiama? Non mi ricordo mai. No! Merda. Ok. Tra poco che avrò Hitmon lì, me lo dovrò allenare, quindi toccherà le altre serie. Ah, ragazzi, credo che domenica farò uscire Sacred. Sì, voglio vedere come andrà questo 30° episodio che ho fatto da tipo un mese. Ma che nessuno si caga, quindi sono curioso. Visto che pesa 950 mega, ci metterò più di 4 ore a caricarlo. Sì che tipo mi sveglio alle 10, alle 9 anche magari. Mi metto a caricarlo, torno a letto, sì che se di solito mi sveglio a luna, sarà già quasi caricato. Non scherzo mica, raga, eh. Non scherzo. Oh, ma che belle le coppiette. Quanto è bella la morre. No, aspettate. No, dai. Uno. No, sapevo. Madonna santa. Ah, fossa va. Dai. No, non ci credo. Ok. Ecco qua, se avete Snorlax. Quindi direi di poter andare. Poter tornare. Qui. Te non mi morire, Primeape. Sì. Ah, se la trovo quella canzone, raga, la metto sulla pagina di Facebook. Primeape, go. Clefairy. Sì, colpo basso, finalmente potrò usarlo. Ok. Te cos'hai? Sei un rischio a tutto. Growlit, aia. No, ho sbagliato. Se non ci fosse colpo karate. Ok. Quanti soldi. Soldi, oddio. Cervellone, ma mi stanno in telebali i cervelloni. Tu cos'è, roccio tomba? Oh santo, sapevo. Mac. Oh, è du... Che culo! Non ci credo. Uff.
Epic. Vai Charizard. Ok, due gemelline dei miei coglioni. Ok, benissimo, i due Pokémon più stupidi di tutti. Con Frana vi ammazzo tutte e due, anche con Acido se rimanete in vita. Perfetto, ho fatto la combo perfetta. Proprio prendi due, paghi uno. Ah sì, la sfida di allenatori, vero? C'avevo... No, mio Dio. Adesso devo fare una raffica di mosse. Perfetto. Proprio velocissimo. Ah, non è super efficace. Non è efficace, non mi fate... 30%, 30%. Dio, madonna santa. 30% di paralizzare. Mi tocca quel 30% del cazzo. Tentenna. Oh, antiparalisi. Tua mamma. C'è antiparalisi. Aspettate, va. Però un po' scorta senza recare. Adesso continuiamo con gli allenatori. Sì, manca questo qua. L'unico uomo tra le donne. Un playboy. Ok. Madonna, ma quanto schifo fai? No, ma non ci credo. Signore. Ok. Nidorina. No, 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 non ci credo. Non ci credo. La mia sfiga. Madonna. No, basta, 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 basta. No, no, no. Ok, basta. Ok, 30 antidoti, 30 antiparalisi, non me ne fotto un cazzo, basta, mi sono rotto i coglioni. Ok, che manca? Manca sta sfigata qua. Meo è così carino. Chissà perché non ho capito che c'era 50 Meo, smettiamo. Odio avere ragione, lo odio molto. Ma che posso farci? Battuto tutti, ok. Sto stronzo che mi piglia. Grimer. T'ammazzo con lancia fiamme. Ok. Cioè, notare che al nono episodio. No. Sì, al nono episodio ho la squadra solo di tre Pokémon, tra cui due sicuri. Ma poi per un piano me li alleno, quindi. Ma che lancia fiamme? 5 di velocità. Madonna. Se fosse 25, non so perché, me ne sono sbagliato, me ne sono immaginato, cioè. Ah, mi tocca usare Charizard perché dopo ci sono altri di questi deficienti qui. Che hanno tipo Pokémon velenosi, truzzettosi, XDXD, Lolast, ok. Vedi? Beh, sta cosa. Dai, diciamo che con Whip Bell andavo bene lo stesso, dai. No, Magnemite no. In che era Voltorb? Sì, bastava forza segreta. Vedete? Se poi è uno scarso livello 20. Sono a posto. Magnemite, Koffing. Good, good. Very good. Ok. Mettiamo Whipping Bell. Te cosa sei? Un rischio tutto. Ok. Che adesso, tra poco, nel prossimo episodio batterò la quarta palestra. Erba. E non mi ricordo qual è la MT che ti danno. Vabbè, non importa. Praticamente ok, qui non possiamo passare. Vedete, ho una sete. E quindi ci tocca fare così. Te, c'è un cazzo, ok. Perfetto, facciamo il percorso. No. Te, c'è qualcosa? Dio, non riesco a uscire. E qui cosa c'è? C'è un Doduo già? No. Devo vedere dov'è Doduo. Ok. E siamo arrivati ad Azzurropoli, raga. Con uno del Team Rocket. Ok, allora per questo episodio è tutto, nel prossimo episodio andrò a battere la quarta palestra, quindi ricordatevi pagina Facebook in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!